momento tutorial voglio mostrare come realizzare questo semplicissimo ma caldissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato Monet. Per poterlo realizzare ho utilizzato il nuovo filato, in realtà è un filato dell'anno scorso della Mistrico Filati Linea Conviene, ma quest'anno si sono aggiunti tre colori nuovi. Questo è uno dei colori nuovi, è il colore numero 9 ed è questo fantastico sfumato che ha al suo interno il verde, l'ottaneo e il lilla. Io l'ho adorato subito. Ogni gomitolo è da 250 grammi e misura 220 metri ed è un misto di lana e microfibra. Per poter realizzare questo smanicato, che è una taglia S ma come vedete mi va molto largo, io ho utilizzato due di queste cake. Per una taglia M ve ne occorrono tre e anche per una taglia L. Voglio farvi vedere un altro dei nuovi colori che mi è arrivato, è invece un colore dell'anno scorso. Questo è un colore dell'anno scorso e guardate che meraviglia con queste tonalità del verde, mentre questo è un altro di quelle che mi è arrivato, che ha invece delle sfumature che vanno da un blu intenso a un bluette a un viola, anche questo molto molto carino. Come vi dicevo, quindi questi colori di questo filato li trovate tutti disponibili sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Per lavorare io ho utilizzato l'uncinetto del numero 6. Realizzare questo smanicato è semplicissimo perché si vanno a realizzare due rettangoli, uno avanti e uno indietro, dove si mettono lo stesso numero di catenelle e si va a lavorare per lo stesso numero di giri. Quindi stavolta non ho fatto la parte più dietro più lunga, ma ho preferito farli della stessa misura. Ho realizzato invece della solita tecnica di lavorare in tondo due pannelli, perché così quando sono andata a cucire lateralmente ho potuto dar vita a questi spacchi laterali che danno più movimento alla maglia e mi permettono di inserire la mano nella tasca senza dover poi fare qui una bozza con il mio con il filato. Quindi come vedete è molto comodo anche per questo. Una volta comunque fatti questi due pezzi, e sono due giri che vanno sempre ripetuti, anche questi semplici, sono andata a cucire quindi qui sulle spalle e qui lateralmente, e poi ho ripreso le maglie alte e ho fatto tanti giri di maglie alte fino ad avere un collo da poter rigirare su se stesso. Questo permette appunto di avere un bel collo rigido ma non troppo, cioè comunque morbido, ma si tiene su ed è bello caldo. Quindi per chi non sopporta a volte usare le sciarpe, preferisce andare sul sicuro con un bel maglioncino a collo alto, questo è l'ideale. Naturalmente ve lo dico già, potete aggiungere le maniche lavorando sempre lo stesso punto, però in tondo. In questo caso mi raccomando, anche se siete una taglia S vi occorre una cake in più, taglia M dovreste farcela con 3 cake, mentre per una taglia L ve ne occorrono 4. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre, per chi acquisterà il filato per fare questo smanicato, il PDF con scritto passo per passo come realizzarlo sarà in omaggio. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro smanicato io ho deciso di utilizzare uno dei colori nuovi che mi è arrivato del Conviene, ossia questo che è il numero 9, perché ha queste splendide sfumature. Però ce ne sono anche bellissimi dell'anno scorso, io vi ricordo che ne ho usato per poter fare quella sorta di stola, mentre questo è un altro dei colori che sono arrivati nuovi. Allora, per fare il nostro smanicato noi andremo a realizzare due pannelli, uno per il davanti e uno per il dietro, e lavoreremo con l'uncinetto del numero 6. Per quanto riguarda il multiplo, allora io vi dico già che per ogni pannello monterò 47 catenelle. Il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 3, a cui poi vanno aggiunte 2 catenelle che servono per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi mi raccomando, io monterò per ogni rettangolo 47 centimetri, qui ho 47 catenelle, qui ho un campione. Per una taglia M è andata ad aumentare 2 motivi in più, per una taglia L 4, massimo 5 motivi in più. Non dovete farlo molto più largo rispetto a me, perché già il mio è largo. Infatti montando 47 catenelle io ho una larghezza di circa 45 catenelle, e io solitamente faccio una sorta di 40-42 catenelle, quindi capite che 45 è già molto più largo di quello che mi serve. Quindi per questo non dovete fare molti più aumenti rispetto a me, a meno che non vogliate comunque la maglia bella larga. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Scusate, mi tiro un po' di filo così dopo non devo scocciare. Ecco, prendo il filo, salto le prime 3 catenelle
delle mie catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, salto una catenella, entro in quella ancora più indietro e vado a fare una maglia alta. E si ricomincia da capo. Salto questa volta 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, entro nella prima catenella che ho saltato e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, torno indietro, entro nella prima catenella che ho saltato e vado a fare una maglia alta. Ups, scusatemi. Ancora quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, torno indietro, entro nella prima catenella che ho saltato e vado a fare una maglia alta. Quindi stiamo facendo le maglie alte incrociate. Terminiamo il giro entrando nell'ultima catenella e andando a fare una maglia alta. Io devo aver contato male, ho fatto una catenella in più, ma non è un problema. Ecco, no, ho fatto bene allora. Ok, quindi questo è il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta e la maglia alta successiva. Ancora, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta dove ho la catenella di separazione, maglia alta e la maglia alta successiva. Ancora, maglia alta nella prima maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta sopra la maglia alta. Terminiamo il nostro secondo giro entrando nella terza catenella, che qua arriva la nostra prima maglia alta, perché la prima catenella era quella di base, e abbiamo fatto la nostra ultima maglia alta. Quindi questi sono i due giri che andiamo sempre a ripetere. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro in quanto abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, torniamo indietro, entriamo nella prima e facciamo una maglia alta. E si ricomincia, si saltano 2, si entra nella terza e si fa la maglia alta. Catenella di separazione, si torna indietro, si entra nella prima maglia alta saltata e si fa una maglia alta. Quindi adesso continuerò a lavorare il mio primo pezzo, vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri, vi ricordo che ho montato 47 catenelle e andremo a vedere poi come una volta fatto quante volte ho fatto questi due giri, andrò a fare il secondo pannello e poi li andremo a unire insieme e alla fine andremo a fare poi il collo intorno al nostro smanicato. Allora, ho terminato il rettangolo e io ho ripetuto i due giri per un totale di 13 volte e come lunghezza per me va bene. Adesso andrò a fare anche il secondo rettangolo e poi vedremo come andarli a cucire insieme. E ecco qui, ho terminato anche il secondo rettangolo. Adesso, come vi ho detto, dobbiamo andarli a cucire insieme e io vi dirò già che cucirò per almeno 10 centimetri dall'esterno verso l'interno, o forse anche 7, un po' di meno. L'importante è lasciare il collo aperto e li cucirò lateralmente. Per cucire lateralmente, io sotto lascerò liberi due motivi, sia avanti che dietro, in modo tale da creare uno spacco sia da questo lato che da quest'altro lato. E cucirò insieme a salire, lasciando uno scalfo di almeno 15-16 centimetri. Penso più 15, sì, lascio 15 centimetri qui. Andrò a cucire fino ad arrivare a lasciare liberi gli ultimi due motivi, sia avanti che dietro. E farò naturalmente la stessa cosa anche da quest'altro lato.
Allora, come vi ho detto, io qui sulle spalle sono andata a cucire 10 centimetri e alla fine ho fatto un collo alto andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Per questo non ve l'ho fatto vedere, proprio perché ho fatto solamente una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta dove ho la cucitura, e ho fatto questo giro di maglie alte per 7 volte per avere un bel collo alto alto in modo tale da poterlo piegare su se stesso. A questo punto quindi ho finito. Ah sì, come vi ho detto, qui ho cucito giù e su, cioè da qui a qui, lasciando qui circa 14 centimetri, anzi no, 15 centimetri alla fine, sia da questa parte che da quest'altro lato. Quindi il mio smanicato è terminato. Naturalmente, voglio dirvelo subito, se volete aggiungere le maniche potete farlo, andate a lavorare in tondo, potete usare lo stesso punto che avete usato qui per la maglia, oppure fare lo stesso punto per il collo, quindi semplici giri di maglie alte.